Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Siamo andati a trovare l'architetto Emilio Lambiase nel suo studio, presidente dell'associazione del Circolo Camillo Cienfuegos dell'associazione Italia Cuba per quanto riguarda Salerno, e gli chiediamo di raccontarci un pochino questa mostra sul CE come icona e mito nell'arte e nella commercializzazione. Ma lo spunto è nato da una mostra itinerante che ha realizzato uno dei massimi studiosi sulle icone del CE, che è David Cantle, che viene dagli Stati Uniti e insegna a Los Angeles. Quindi il convegno si svilupperà in pratica in due giorni. La prima sarà appunto determinante con la relazione del David Cantle, la seconda sarà un po' più politica con l'inserimento di Celia Art Santa Maria, che viene, è un fisico, una studiosa del CE che viene dalla Habana. Siccome la commercializzazione che tratteremo in questi due giorni è un'arma a doppio taglio, molto spesso vediamo persone che conoscono l'icona di Che Guevara ma magari non sanno nemmeno di chi si tratta. Ci puoi parlare un attimo dell'uomo nuovo di cui abbiamo parlato prima, che secondo te Che Guevara rappresenta? Ma Che Guevara rappresenta, lo ha incarnato e lo ha in pratica anche cercato di applicare nella rivoluzione cubana. In pratica l'uomo nuovo è l'uomo che ha gli incentivi di carattere economico, risponde con incentivi di carattere morale, e questo chiaramente lo si può solamente accettare in una rivoluzione, non certamente nel capitalismo avanzato che proprio per potersi reggere ha bisogno di sopraffare la maggioranza. Allora, facciamo per chiudere un invito a chi volesse venire a questa mostra, diciamo, a questa giornata, queste due giornate, che non sono necessariamente di stampo politico, diciamo, anche chi non è politicamente schierato dalla parte di Che Guevara può venire benissimo. Ma penso che venire a questo convegno intanto si può... A cosa serve? Serve a tutti perché? Serve perché noi cercheremo di dare uno spaccato della realtà cubana che molto spesso, anzi sempre, i media ignorano e viene, diciamo, come dire, manipolata da quelle che sono la dominanza, diciamo in questo caso possiamo dire che viene filtrato il tutto da quelle che può essere gli interessi americani rispetto all'isola. Tieni presente che ci sono stati più di 600 tentativi di ribaltamento di Cuba e di Fidel Castro, con tutti i presidenti, i 9-10 presidenti americani che si sono succeduti, se lo sono sempre rimpallati. Probabilmente Cuba fa paura, e questo te lo dico e te lo affermo, non perché ha armi nucleari, ma fa paura perché è un esempio per l'America Latina e per il mondo intero. E speriamo che il suo esempio sia contagioso per gli altri, per tutta l'America Latina. Certamente, qualche esempio già si sta verificando, abbiamo già il Venezuela che sta sulla strada giusta, che è partito già con la nazionalizzazione delle risorse petrolifere, perché quello è un bene che è del popolo venezuelano e deve rimanere al popolo. Grazie.